Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da Mirko per una nuova analisi. Oggi siamo a Botnia Ring con la Formula Student, una combo un po' strana, una macchina soprattutto molto strana. Allora, è stata sempre una for fun di Italia Racing Team e una precisazione prima perché ho avuto un po' di difficoltà sinceramente a capire questa macchina. Innanzitutto le condizioni del server, perché il server era molto caldo e le gomme disponibili per questa Formula Student erano solo le soft. Quindi, se tu andavi a girare nel server, appunto, la temperatura dell'asfalto era boh, 35 gradi, le gomme proprio si cuocevano, si friggevano. E l'unica soluzione è stata alzare le pressioni proprio over, ero tipo più 13 PSI, alzare le pressioni all'infinito per tenere la gomma, diciamo, nella sua finestra ideale, circa 80 gradi. Quando ho capito questa cosa, fortunatamente sono riuscito un po' a scendere. Abbiamo fatto qualche modifica di assetto, ma insomma è stata molto tirata come gara e come qualifica anche perché quest'auto, cioè con quest'auto qua non usi il freno, non lo usi, cioè infatti la sua particolarità è proprio questa di questa macchina che ha un super grip, è praticamente come diceva Pierluigi un kart con l'aerodinamica. Ha un super grip, non ha una super velocità di punta, arriva a 165 km/h e quando molli l'acceleratore perde davvero tanta velocità. Quindi non si usa il freno, occasione più unica che rara questo. Penso che non capiterà un'altra gara dove fai praticamente il 70% della pista tutta in pieno e non usi il freno. Ma comunque andiamo all'analisi del giro. Allora, importantissimo, importantissimo uscire bene dalle ultime due curve. Le ultime due curve sono una raggio variabile verso destra ed è veramente essenziale qua uscire forti e puliti perché poi ci sarà un tratto lunghissimo, praticamente metà pista. La prima metà pista praticamente si fa tutta piena, quindi fondamentale uscire bene qua. Vi spiegherò poi bene come fare l'ultima curva che c'è da stare tutti belli cuciti sui cordoni interni senza perdere il posteriore. Ma adesso iniziamo. Siamo di quinta, vedrete che si userà veramente poco sterzo e come vi dicevo tutto pieno. Le prime curve, le prime tre o quattro curve, adesso non mi ricordo precisamente, vediamo, si fanno tutte piene, tutte full gas, ma partiamo. Ci si lancia, quinta, belli attaccati al cordolo, si tira proprio la marcia, si tira, si tira, si tira, appena prima della curva sesta si sterza il meno possibile, si deve sterzare il meno possibile ragazzi in queste curve e via, tutto flat out, tutto flat out. Tutto flat out, arriviamo anche a questa curva che è un po' stretta, ma si fa tutta piena. Si prende un po' il cordolo per facilitarsi. Questa è un po' più larga e si fa scorrere bene l'auto. E qua, allora, qua si arriva praticamente quando finisce questo asfalto. Sì, non si alza al 100% il gas, si alza a metà. Bisogna tenere tanta velocità perché comunque questa macchina ha tantissimo grip. E anche aerodinamica, quindi qua è veramente sufficiente alzare il gas a metà, scalare di quinta, tenere puntato il gas, cercare di non andare larghi, cercare il cordolo, ok? Ho qua il volante, facciamoti aiutare. Devi praticamente qua stare tutto largo, tutto largo, tutto largo. Vedete qua che sono stato tutto largo di traiettoria. Stai tutto largo, molli appena appena il gas metà, fai stai a metà gas, quinta, poi tieni tieni lo sterzo, finché non vedi il cordolo e devi puntare a prendere questo cordolo interno. Una volta che capisci che riesci a prendere il cordolo e non vai largo,
Bam, butti giù tutto prima del punto di corda. Ok? È molto difficile da spiegare, però è così, ragazzi. Si arriva, si sta larghi, si alza solo per metà il gas, si scala quinta, si posticipa, quando si vede il cordolo, si punta verso il cordolo e poi giù tutto prima del punto di corda. Andiamo avanti con il giro. Vedete, qua è messo giù tutto prima del punto di corda. Poi, se arriva quest'altra curva che si molla il gas, è abbastanza dopo i 50 metri. Secondo me si molla, in questo caso si molla totalmente il gas. Lo si molla un 20 metri, 20 metri dopo il cartello di 50 metri, si molla totalmente il gas. Quarta marcia, è molto strana anche questa curva perché non si deve né anticipare, non si deve anticipare l'inserimento perché poi non si riesce a accelerare, ma non si deve neanche posticipare troppo perché poi si perde velocità. È un po' una via di mezzo, è una via di mezzo, insomma, non bisogna né anticiparla e né posticiparla troppo, perché anche qui vedrete che bisogna tenere una velocità di percorrenza elevata e bisogna anche in questo caso accelerare il prima possibile, anche prima del punto di corda. Anche prima del punto di corda qua bisogna accelerare. Ok? Adesso vediamo come la faccio. Quarta. Vedete che non si anticipa, non si posticipa, giù tutto. Qui si tira tutta la quinta, tutta la quinta. E anche qui cosa bisogna fare? Fermiamolo qua. Qui bisogna mollare il gas per far star dentro il muso dell'auto. Dovremmo puntare qui il cordolo interno a sinistra. Ok? Dobbiamo arrivare. Flat out. Iniziamo ad inserirci. Iniziamo ad inserirci dentro la curva, vediamo il cordolo, molliamo proprio appena appena il gas, andiamo all'80% di gas. Cordolo, cioè meglio non prendere il cordolo, insomma fai il filo al cordolo, quando capisci che riesci a star bene dentro la curva, ributti giù tutto e pronto per la raggio variabile a destra, le ultime due curve, che anche qui per fare il giro della vita si devono fare flat out e stare mega attenti perché può darsi che nell'ultima raggio variabile un po' il posteriore scodi. Adesso in questo caso ho fatto veramente una sterzata super super lieve e quindi non ho perso il posteriore, però è veramente veramente facile perdere il posteriore qui. Quindi qua si arriva sturati di quinta, veramente si deve tirare tutta la quinta, ok? Si arriva dentro, si molla appena appena, giù ancora tutto e qua giù tutto, si tiene all'interno, cordolo 1, cordolo 2 e via. Si tira tutta la quinta fino al traguardo. Ed ecco qua, 102.3, che tra l'altro è stato proprio il mio best of all time, diciamo, l'ho fatto qua in prova libera, l'ho fatto sul server in prova libera, questo 102.381 super tempo e niente ragazzi, vi lascio come sempre il mio giro completo senza il mio commento, così ve lo potete guardare per bene e come sempre ragazzi, se apprezzato questo mio sforzo, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime analisi. Ci vediamo al prossimo video.